Il programma della Stata Sacenza è pronto? Sì, sì, è pronto, ormai siamo ai dettagli e quindi arriverà subito la delibera di giunta. Dunque ci siamo, il cartellone dell'estate Sacenza è pronto, ma è necessario premettere che in mancanza di bilancio si opera in dodicesimi per non alimentare grandi aspettative. Non siamo in vigenza di bilancio, chiaramente siamo in una fase di programmazione del bilancio e quindi è tutto molto più complicato, però tra le altre cose non abbiamo il nostro bilancio e quindi ragioniamo su un bilancio fatto dai nostri predecessori e quindi non c'è la programmazione che avremmo previsto noi, ma alla fine abbiamo chiuso la quadra e quindi ci saranno dalle prossime settimane tutti gli spettacoli dell'estate. Così il sindaco Termine, poi, rispetto alle critiche mosse dall'opposizione sul ritardo nell'avvio delle manifestazioni estive. Ma guardi, io penso che la città di Sciacca senza polemiche sarebbe triste e quindi sono polemiche che ci stanno, a parte inverse le abbiamo fatte tutti, quindi non mi scandalizzano. Spazio teatro e musica con gli spettacoli che in larga parte si svolgeranno nell'atrio inferiore del Palazzo Municipale di Sciacca. L'amministrazione comunale ha chiesto di aumentare la capienza dagli attuali 200 a 600 posti, ma occorrerà attendere il pronunciamento della Commissione Pubblici Spettacoli. Un'anticipazione di qualche evento di punta? Ma il 5 agosto ci sarà uno spettacolo di rilievo di Gianfranco Iannuzzo, che è un attore famoso agrigentino ma che è di notevole pregio e sarà ospite della nostra città all'atrio inferiore, questo sarà sicuramente un grande appuntamento. Dal 21 luglio prossimo il centro storico della città di Sciacca sarà interdetto al transito veicolare tutti i giorni a partire dalle 19 e sono stati rispolverati bellissimi tappeti donati dagli stilisti Dolce & Gabbana negli anni scorsi e conservati nei locali della Badia Grande. Saranno collocati probabilmente in via Roma e via Garibaldi e in qualche altra piazzetta del centro, non in piazza Duomo per evitare di doverli togliere in occasione della processione della Madonna del Soccorso.